Caffè 24, Radio Genius e FIASP presentano Podismo Informato. Bene, cari amici di FIASP Podismo Informato, buonasera a tutti, ben ritrovati per la puntata settimanale di questa settimana. Dal 5 al 12 aprile parleremo delle attività podistiche che il Comitato Territoriale FIASP di Padova propone e sostiene, parleremo delle attività che sono state svolte in queste settimane, ma soprattutto parleremo delle iniziative che ci aspettano per questo fine settimana. A farci compagnia questa sera ormai una, diciamo così, una piacevole conoscenza, Matteo Grassi. Ciao Matteo, buonasera. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Allora, con Matteo questa sera avremo l'opportunità di parlare di due argomenti che, diciamo così, sono un po' il fiore all'occhiello dell'attività di Matteo. Quindi parleremo sicuramente del mini trail, finalmente partito, finalmente un'attività che ha iniziato veramente ad andare alla grande, e parleremo di tutti quelli che sono anche gli aspetti collaterali del mini trail stesso, dall'appuntamento di domenica scorsa che ci racconterà, dalle iniziative di domenica prossima in occasione della TCE, la traversata dei Colli Uganei, che lo vede anche come protagonista nell'atto organizzativo con il gruppo della Giovane Montagna, con una classica del trail che viene proposta nella nostra provincia. Per cui veramente avremo con Matteo parlare di molte cose, vero Matteo? Sì, sono tantissime le cose, non so bene da dove iniziare, dimmi tu Andrea, perché qua poi in questi ultimi giorni Il fermento organizzativo è alle stelle, quindi anche il cervello è un po' di confusione, quindi potrei parlare di traversata dei colli per i piccoli o di mini trail per i grandi facendo un po' di confusione, ma sicuramente di qui a domenica poi le idee andranno a posto. Va bene, allora cerchiamo un attimino di darti una mano, di aiutarti, e cominciamo prima di tutto a parlare della partenza di questo mini trail, della prima uscita a Rivadolmo. Grande successo, grande partecipazione. Rivadolmo, sì, un grande successo, era la prima edizione, quindi avevamo come sempre un po' di incertezza dovuta al fatto che era la prima volta che lo facevamo lì, in quel posto, ed è stato, devo dire, un esordio veramente positivo. Il percorso, la location fantastica, non c'era un metro di asfalto, non c'era una macchina, diciamo, da gestire, quindi in totale sicurezza, e poi bellissimo, insomma, abbiamo avuto una discreta giornata di sole e abbiamo avuto e ormai i nostri consueti 100 e oltre 110 partecipanti che, insomma, ci hanno fatto partire con l'incoraggiamento, il piede giusto, insomma, questo anno. Direi decisamente significativo, perché partire subito così alla grande con oltre 100 bambini, ragazzini anzi direi, e appassionati di sport all'aria riaperta, sicuramente è un motivo di soddisfazione per noi di FIAS, perché sosteniamo l'iniziativa, ma sicuramente anche per tutto il team del mini trail che si occupa, diciamo così, che sostiene questa iniziativa, che la propone, che la organizza tutti. Ormai possiamo dire è un impegno quasi costante, no? È un impegno quasi costante, sì, perché abbiamo uno o due appuntamenti al mese, tranne i mesi di pausa, quelli invernali e quello di agosto, e insomma organizzare un mini trail, anche se i bambini sono piccoli, insomma non è che l'impegno sia più piccolo, anzi direi che è inversamente proporzionale all'età dei partecipanti, quindi ci vuole doppia attenzione, il doppio di persone sul percorso, il doppio di segnatura del percorso, poi un sacco di accorgimenti extra, insomma, che noi facciamo ben volentieri e che poi i sorrisi di questi bambini ci ripagano appunto di tutti gli sforzi, sì, che abbiamo fatto, diciamo, nei giorni precedenti. Diciamo anche che li stiamo educando a fare un certo tipo di attività, per cui quando nella loro crescita proseguiranno avranno di quei riferimenti importanti per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività, quindi saranno anche degli ottimi conoscitori dei tracciati, dei percorsi, delle modalità di segnalazione. Credo che sia anche questo un bel aspetto, no, educativo e formativo. Beh sì, infatti ci portiamo già i nostri figli, iniziamo con loro, ci riportiamo come aiutanti sul percorso, a segnare il percorso, e speriamo appunto che un domani di passare a loro la palla organizzativa, magari anche della traversata dei colli, così veniamo a uno degli argomenti successivi. Certo, certo. E visto che stiamo parlando di precedenti attività, ricordiamo l'appuntamento invece di domenica scorsa, un appuntamento molto particolare, e diciamo così, poi sentiamo anche, dici come sta andando la vendita del libro, no? La corsa di Colle Fatato. L'appuntamento di domenica scorsa è stato un appuntamento decisamente atipico, ma particolarmente bello, particolarmente riuscito, un connubio di
di cultura e sport, in cui abbiamo sostanzialmente proposto una formula di passeggiata letteraria e poi di mini trail all'interno del Parco Treve, che è un piccolo gioiello, per chi non lo conosce assolutamente da visitare, insomma un piccolo giardino romantico di epoca appunto del 1800, opera dello Iapelli, vicino agli ospedali di Padova, insomma un piccolo giardino nel cuore della città, dove abbiamo potuto fare questa bellissima esperienza con Laura Walter, la scrittrice che ha scritto per noi la storia del Colle Fatato, che sostanzialmente è la storia di un mini trail in cui poi succedono delle cose di fantasia, in cui succedono delle cose fantastiche. E appunto questo appuntamento domenica è stato un appuntamento per promuovere il libro e per promuovere il mini trail anche in un contesto in cui non avevamo ancora proposto. Abbiamo avuto anche lì una buona partecipazione, circa 50 bambini partecipanti, e tra questi molti erano nuovi, insomma non conoscevano il movimento, conoscevano probabilmente magari la scrittrice Laura Walter e sono venuti con la curiosità di scoprire questo Colle Fatato, di scoprire cos'era questo famoso mini trail di cui magari si sente parlare ma cui non hanno ancora avuto appunto occasione di provare. Allora, li abbiamo fatto scoprire Colle Fatato, li abbiamo fatto scoprire il mini trail, abbiamo fatto scoprire il Parco Treves, per cui diciamo così veramente una tripletta di quelle importanti. Matteo, poi così ti lasciamo libero. Domenica prossima invece, doppio appuntamento, doppio impegno, la traversata dei Colli Euganei. Parliamo prima di una cosa grande, visto che abbiamo parlato fino adesso dei bambini, parliamo della traversata dei Colli Euganei. Sì, traversata dei Colli Euganei, che anche se ormai diciamo, l'organizzazione è particolarmente rodata, ma ogni anno diventa sempre più impegnativa perché il numero dei partecipanti è sempre alto, siamo intorno agli 800 partecipanti adulti e poi anche, e torniamo in tema bambini, l'anno scorso abbiamo avuto oltre 170 partecipanti giovani, quindi insomma alla fine sono circa 1000 partecipanti che insomma vanno gestiti con particolare attenzione, quindi insomma sì, è un bel impegno anche la traversata dei colli, insomma. Ricordiamo anche Matteo che la traversata dei colli, tra le altre cose, rappresenta diciamo così l'ultima tra virgolette maratona ludica della provincia di Padova, ed è quindi una 42 km con 2000 metri di dislivello che si snoda lungo tutti i Colli Euganei, per cui anche diciamo così impegnativa anche dal punto di vista proprio logistico organizzativo. Certo, no? Dal punto di vista del percorso è molto impegnativa anche per la caratteristica stessa del percorso, si tratta a tratti anche di sentieri di un certo impegno che vanno attrezzati grazie diciamo anche al coinvolgimento del soccorso alpino, vengono attrezzati e presidiati, e altri tratti, insomma, quindi c'è un bel impegno che poi diciamo, si concentra e diventa altissimo in questi ultimi giorni, ma è un impegno poi che va ricordato, il gruppo della Giovane Montagna tiene per tutto l'anno, insomma, mantiene pulito e utilizzabile, fruibile e segnato questo percorso che poi è diventato sostanzialmente la palestra di trail running di tutta la provincia di Padova. Penso che non ci sia, diciamo, nessuno che pratica il trail che non conosca la traversata dei Colli Euganei, perché sostanzialmente ogni domenica è il punto di ritrovo, il punto di riferimento per fare la corsa domenicale quando appunto non ci sono altri appuntamenti in giro dove andare a correre. Bene Matteo, allora io ti ringrazio, ti lascio con tutti i tuoi impegni, noi ci vedremo domenica sicuramente alla partenza a Villa di Teolo con il mini trail, la mini TCE, la junior TCE e la traversata dei Colli Euganei. Grazie, in bocca al lupo, buon lavoro e alla prossima. Ciao Matteo. Grazie. Saluto a tutti, ci vediamo domenica, ciao. Bene amici, dopo aver salutato l'amico Matteo Grassi che ci ha introdotto anche su quella che è uno dei due appuntamenti che avremo in questo fine settimana organizzato dal comitato FIASP di Padova, iniziamo a vedere quello che abbiamo fatto in questi ultimi giorni e quello che ci aspetterà per le prossime giornate. Allora, domenica scorsa percorsi da vivere a Loreggia ha visto una partecipazione di oltre 800 persone lungo i percorsi dello Stiglia, i percorsi del Muson dei Sassi, del Muson Vecchio,
partenze differenziate che sono arrivate da Trebaseleghe, da Campo San Piero, da Villa del Conte, per ritrovarsi tutte quante poi in, a Loreggia. Una bella esperienza, un'esperienza che cercheremo di coltivare, a far crescere, perché sono dei posti che meritano sicuramente, e anche la partecipazione locale è decisamente soddisfacente, ed erano veramente soddisfatti gli organizzatori. Questa settimana cominciamo con gli appuntamenti, gli allenamenti collettivi, ne abbiamo come sempre veramente tanti. Cominciamo da questa sera, ore 20:30, ricordiamo la nostra tradizionale appuntamento di Paleo Run. Il ritrovo è in, al parco etnografico di Rubano. Due percorsi, circa 10 km per i runner, circa 7 km per i camminatori. Una puntata che, diciamo così, che riprende il ciclo di mensile di passaggi tra Rubano, Mestrino, Selvazzano, Ponterotto, che ha avuto, diciamo così, sicuramente una puntata extra, ma decisamente d'effetto, con circa 300 partecipanti mercoledì scorso in quella di Santo Stefano d'Ungheria, con l'iniziativa che è stata proposta questa volta dagli amici Sonai Runners. Sempre questa sera, tra gli appuntamenti, abbiamo il classico appuntamento del mercoledì a Montagnana. Gli amici Corri le Mura, ore 20:20, ritrovo nella piazza Montagnana, e i soliti percorsi, anche in questo caso, di circa 10 km per i runner e di 5-6 km per i camminatori. Per quanto riguarda le altre iniziative, il mercoledì ricordiamo sempre la Cammina e Corri per Maserà, anche questa ritrovo in piazza Municipio a Maserà, e percorsi di circa 10 km per i runner e di 6 km per i camminatori. Altri appuntamenti del mercoledì, abbiamo appuntamento che viene proposto dagli amici dall'associazione atletica a Tombolo. Il ritrovo è alle 19:10 circa in quel degli impianti sportivi di Tombolo, e i percorsi sono di 10-12 km per i runner e di 6 chilometri per i camminatori. Al giovedì, l'appuntamento di questa settimana con la Corri per Padova è in Prato della Valle, quindi si tratta di un appuntamento, l'ultimo appuntamento prima della sosta per la Pasqua, e come tutti i giovedì, l'appuntamento di Chioggia Sottomarina con Cammina e Corri per Chioggia, con ritrovo in Piazza Europa a Chioggia. Sempre giovedì sera ricordo il tradizionale appuntamento proposto dagli amici di Arzergrande con Cammina e Corri per Vallonga e Arzergrande, proposto dal gruppo podistico Arzergrande. A questo punto arriviamo a domenica mattina, abbiamo detto l'appuntamento con la traversata dei Colli Ugani, con i due percorsi di 21 km e 42 km, una classica da non perdere per gli amanti del trail, e l'appuntamento clou invece per i marciatori della domenica è la 44esima Pian Pianeo, che si disputa a Maserà. Il ritrovo è alle ore 8 circa, la partenza dalle ore 8:30. I percorsi sono di 7, 14 e 20 km. Sempre domenica, andando fuori provincia, da menzionare sicuramente gli appuntamenti che vengono proposti dagli amici delle province di Vicenza e di Verona. Allora, per quanto riguarda l'appuntamento di più importante di provincia di Vicenza, abbiamo a Selva di Montebello Vicentino la terza marcia tra Visele e Olivari di 5, 7, 12 e 20 km. Poi un altro appuntamento a Vicenza, c'è il quinto pellegrinaggio da Monteberico alla Basilica del Santo di 40 km, la partenza è alle ore 8:45, l'arrivo alle ore 15. Sempre in provincia di Vicenza, a Marostica, la marcia del Beato di 7, 13 e 21 km. Mentre per quanto riguarda la provincia di Verona, da segnalare a Legnago la seconda marcia Anget di 5, 12 e 15 km. Per quanto riguarda le iniziative poi successive, passiamo al lunedì. Ricordiamo l'appuntamento della camminata per Casal Serugo. Ritrovo in piazza Municipio a Casal Serugo, ormai è un gruppo molto nutrito. L'iniziativa viene gestita dalla Proloco di Casal Serugo.
ritrovo ore 19.45, partenza ore 20. Il martedì, l'appuntamento del martedì, come sempre proposto dagli amici della di Rain Runners di Piave di Sacco, ritrovo in Piazza Duomo a Piave di Sacco alle 19.45, partenza ore 20, percorsi di 9-10 km per i runner e di 5-6 km per i camminatori. Io direi con questo è tutto. Forse una cosa che stavo dimenticando, invece un appuntamento da non perdere anche già questa sera a San Giorgio delle Pertiche, Cammina e Corri per il tuo comune, iniziativa proposta dagli amici del gruppo 4Edil. Come vedete, tante iniziative che riempiono le nostre giornate. Noi vi aspettiamo per trascorrere un'ora in compagnia, per camminare, correre e socializzare. Con questo è tutto, io vi do appuntamento alla settimana prossima e per gli aggiornamenti e le informazioni consultate il nostro sito www.fiaspadova.it o la nostra pagina Facebook. Con questo è tutto, io vi saluto e vi ringrazio, alla prossima puntata. Arrivederci. Caffè 24, Radio Genius e Fiasp vi hanno presentato Podismo Informato.